coloriamo un po' questa grigia primavera. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. E sì, questa primavera è venuta fuori un po' grigia, ci pensiamo noi a colorarla. Facciamo spesso dei fiori, ma facciamo anche delle bellissime farfalle. Oggi una delle più variopinte che avete visto sul piano da lavoro di Arte per te la faremo con la dotting art, quella tecnica tutta a puntini che si usa molto spesso per i mandala, quella che vi ho fatto vedere anche in questo video qua. Daremo però un'essenza figurativa a un qualcosa che di solito si usa per degli astratti. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere la nostra farfalla come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra farfalla con la tecnica del puntinato, del dotter ed acrilici. Quindi io come dotter userò gli uncinetti che ho preso, mi pare, su Amazon, non mi ricordo, vi metto il link qua sotto. 10 uncinetti sui 2-3 euro e sono dei dotter fantastici, vedete, hanno tutti diversi tipi di diametro e quindi possono fare diversi tipi di puntino. Userò anche dei dotter metallici più piccini, visto che la farfalla non sarà enorme. Una selezione di colori acrilici, userò i toni del viola, del verde, del blu, un tagliabalza, una gomma, una matita, il tagliabalza solo per tagliare la carta, una selezione di pennelli. Io ho preso dei pennelli Tintoretto, il 2, il 6 e l'8 della serie Nettuno, di cui due a punta tonda e uno a setola piatta, e sempre a setola piatta un oro sintetico, sempre Tintoretto. Mi servono dei pennelli elastici, flessibili, che prendano il colore ma non ne siano sopraffatti, quindi delle setole sintetiche sono l'ideale. Per dipingere uso la carta acrilico di Fabriano, mi piace tantissimo questa carta, tra i blocchi è uno di quelli che più vi consiglio perché è adatto non soltanto all'acrilico ma a tutte le tecniche, dal disegno al pastello all'acrilico all'olio, le recepisce tutte molto molto bene. Sì, è vero che i blocchi si differenziano, però questo acrilico, ho potuto testare, si comporta molto bene con diversificate tecniche, è quasi un mix media, uno di quelli che servono per più cose. Io qui ho tirato via la mia porzione che sarà appunto questo rettangolino. Cominciamo subito. Questa farfalla deve essere particolarmente speculare. Costruisco la farfalla sulle diagonali. Il colore di fondo sarà un violetto e do il colore di fondo. Fatta la forma, lasciamola asciugare. Nel frattempo preparo i colori diluendo quelli densissimi con qualche goccia d'acqua, ma appena qualche goccia d'acqua, cioè non voglio far perdere consistenza alla materia del colore, ma soltanto fluidificarla leggermente in modo che il colore possa aggrapparsi sul dotter. Ok, iniziamo. Ed iniziamo col dotter grosso, che io bagno leggermente. Fatto questo, prendo un dotter più piccolo. Contorno il primo giro, faccio la stessa cosa da ambo i lati, cambio colore prendo un arancio e con lo stesso contorno inserendomi in mezzo tra un puntino e l'altro.
E adesso vado a riempire in maniera concentrica con vari colori le mie ali. Prendo uno dei bastoncini più piccoli . Prendo il bastoncino subito più grande, lo imbibisco e inserisco il colore. Da questo momento in poi alternerò puntini più grandi a puntini più piccoli. Riprendo quello piccolo e con il giallo mi inserisco qui tra un puntino e l'altro. E poi ne prendo uno più piccolo, creo un arancio facendo dei puntini leggermente più piccoli dei precedenti, mi inserisco tra l'uno e l'altro. Ne prendo uno abbastanza grosso, un 5, e su ogni arancio inserisco un rosso scuro. Prendo un micro dotter e con del glicine metto un pallino più grande al centro, due leggermente più piccoli appena sotto. Una volta impostate le ali, dobbiamo fare tutte le rifiniture e i riempimenti. Quindi dove c'è qualche buchino, qualche spazio, andremo a riempire con dei pallini. E accordando i colori faremo anche dei pallini concentrici, mettendo dei colori in quelli più grandi in modo da farli un pochettino cangianti. Bene, quindi sbizzarriamo la nostra creatività, divertiamoci, per intenderci, questo è la mia idea di decoro concentrico, ok? Che vado ad immettere un po' in tutta la mia composizione. Le ali inferiori invece le definirò lungo tutto il contorno e poi solamente successivamente andrò a mettere dei pallini più grandi qui e andrò a chiudere la composizione a goccia. Quindi adesso mi concentrerò su questo mentre la parte superiore si asciuga. Quindi adesso particolareggio tutto quello su cui voglio aggiungere colore. Adesso questa parte qui che è rimasta, avendo scelto il rosso come preponderante, andrò a riempirla per riempimento
quindi senza una composizione, ma semplicemente mettendo puntini un po' a casaccio su tutto il su tutta la parte che è rimasta sguarnita, così vedete puntini di diversa grandezza. Ne faccio di più grandi, anzi faccio prima i più grandi, un po' dove capita, non sto tanto attenta, cerco comunque di essere abbastanza speculare, e poi con quello piccolo mi inserisco e vado a creare puntini di diverse dimensioni che vadano a riempire la campitura viola per movimentarla un po'. Faccio la stessa cosa anche su un altro punto che devo ancora definire, e allora farò il finale delle ali, per intenderci, lo amplierò così e vado a riempire col color glicine. Lascio asciugare perfettamente prima di continuare. A questo punto procediamo per riempimento, come vi ho fatto vedere qua faremo anche qua, infatti l'inizio e il centro comunicheranno tra loro attraverso questo espediente tecnico comune. Quindi diluisco abbastanza bene il rosso vivo con un dotter, prendo i punti in cui inserisco i pallini più grossi e adesso con il piccolo dotter faccio pallini che differenzio per grandezza e per spessore. Per grandezza, ma li farò tutti con un unico dotter, la grandezza sarà data dall'essere più o meno carico lo strumento. Nel frattempo rifinisco ciò che avevo lasciato in sospeso in attesa dell'asciugatura. Più particolari aggiungerete, più bello verrà il vostro disegno. È giunto il momento del corpo della farfalla, che farò in un viola molto scuro, un dotter abbastanza grosso. Metto la testa, poi ne prendo uno un po' più piccolo, ne prendo uno ancora più piccolo, degrado un altro po', nel frattempo mi occupo dell'ombra, prendo un pennellino pulito, un po' di grafite, un po' di viola scuro, lo diluisco veramente veramente tantissimo, proprio lo rendo quasi acquerello, asciugo anche il pennello prima di passarlo. E questa volta ombreggio quasi acquerellando.
Aspettiamo adesso che si asciughi questa parte per completarla. Ok, mi fermo qui, adesso aspetto che si asciughi completamente, tolgo le righe della squadratura del foglio, quindi tolgo la matita, faccio le foto e noi ci vediamo dopo. Spero che questo volo di farfalla tutto puntinato con due tecniche, la decorativa e la riempitiva, vi sia piaciuta. Noi ci vediamo dopo le foto, ciao! Visto che bella e variopinta la nostra farfalla, se ti piace questo volo regalami un pollice in su e una condivisione sulla tua pagina Facebook e soprattutto riproduci la farfalla nelle diversificate forme della tua fantasia. È una tecnica molto semplice seppur perniciosa, diciamo che bisogna essere attenti e avere la giusta liquidità del colore acrilico, quindi guardati questo video se vorrai scegliere quello più adatto alle tue esigenze. Bene, basta parlare, ti aspetto anche su tutti gli altri miei social, sugli altri miei canali YouTube, Ombretta, Due Cuori Una K, ti aspetto soprattutto su Instagram, su Facebook, insomma dappertutto, cerca il pennello bianco su fondo rosso e troverai arte per te. Bene, non mi rimane che salutarvi, rimandarvi al prossimo video, da Ombretta ed arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!